questa rubrica Terra e Sapori abbiamo avuto un bellissimo sponsor, che è appunto la Moresca Maison de Charme. Una struttura bellissima, siamo in un'epoca florida per la Sicilia, seppur poco conosciuta. Ci parli di questa struttura, come nasce questo progetto, un progetto che vede un restauro sensibile che non dimentica anche l'iconografia e i personaggi legati a questa splendida terra. È vero. Allora, questa casa nasce nel 1926, è stata abitata fino a fine anni 80, inizi anni 90, poi le tre zie, proprio sembra quasi di sfogliare il Gattopardo, le tre zie signorine l'hanno lasciata in eredità a loro nipote. E la casa è rimasta chiusa sino al 2009, è stata chiusa fino al 2009. Noi l'abbiamo restaurata, è stato un restauro molto molto lungo, un restauro conservativo, abbiamo ricostruito tutto, progettandola proprio per essere una maison de charme, perché volevamo rispettare la struttura, rispettare quello che le zie avevano creato, il nonno, perché poi fu costruita dal nonno di questo erede, che poi è un mio carissimo amico, e quindi l'abbiamo riportata a come era lo splendore dell'epoca. Questa era la casa, l'ultima casa di Marina di Ragusa. Marina di Ragusa finiva qui e l'abbiamo dedicata al nonno, perché poi abbiamo voluto dedicarla alla famiglia. Dobbiamo dire che siamo stati molto fortunati sia nel posizionamento di marketing, perché ci ha consentito poi di acquisire una clientela molto mirata che ha capito dalla comunicazione ciò che volevamo trasferire come ospitalità, perché lo spirito è proprio quello di un'ospitalità siciliana che presenta una casa come erano le case dell'epoca di una famiglia abbastanza ricca, per poi compenetrarsi nella cultura siciliana, e quindi non solo al mare, scoprire il territorio, le bellezze, l'enogastronomia, tutto quello che ci ruota attorno, che per noi è dato per scontato, ma di fatto non lo è, perché la gente che viene da fuori ignora tutto questo e noi glielo porgiamo, e così inizia il nostro percorso alla scoperta della Sicilia in questa casa. Una casa quindi museo, una Wunderkammer, se così possiamo dire, che conserva anche il mobilio. Quante stanze? 15, solo ed esclusivamente 15 camere, esclusivamente matrimoniali. Quindi questo, sì, solo 15 camere, molto piccole. Sì, sì, che conserva ancora la struttura. Qui alle nostre spalle abbiamo il pozzo, che è stato anche questo resto pluviale, perché era la scorta dell'acqua. Poi dall'altra parte c'è il patio con la palma, una Washington che ha 150 anni, e l'albero di limoni che produce limoni in continuazione. Sì, abbiamo rispettato tutto quello che c'era, sì, sì, l'abbiamo conservato. Qual è lo stile della casa, qual è il mobilio? Beh, tutto Liberty, è una casa Liberty, perché questa nasce con questo approccio Art Nouveau, moreggiante, ecco perché moresca, perché ha questi fregi moreschi che sono tipici del Liberty siciliano, che ritroviamo poi più che altro ad esempio a Santa Croce di Camerina e a Canicattì. Sono esempi del Liberty siciliano molto molto interessanti. Noi di fatto abbiamo fatto anche una ricerca su queste strutture e è interessante, perché il Liberty in Sicilia ha avuto una grande storia e ha continuato poi a lungo, però certo sempre con quell'influenza mora che è tipica dell'architettura siciliana di un certo tipo. Quindi è una struttura che racconta anche la Sicilia nei suoi protagonisti più importanti. Ho visto delle fotografie che ritraggono Sciascia, per esempio. Assolutamente. Noi quello che abbiamo voluto rappresentare qui, al di là della struttura architettonica, è proprio la Sicilia della cultura, in particolar modo della cultura del nostro territorio, della nostra provincia, perché è una provincia molto ricca, molto anomala, viene definita un'isola nell'isola, forse lo è, però comunque la Sicilia in genere è una culla della cultura, perché fuori è stata raccontata una Sicilia che io non condivido. Pur non essendo siciliano mi sento siciliano, perché ci vivo e ci lavoro da tempo. La Sicilia deve raccontare e deve cercare di dare il meglio di se stessa e non il peggio. E quindi la cultura, secondo me, e gli uomini della cultura siciliana devono essere ostentati. E perché no, appunto. Quindi allora noi utilizziamo inizialmente le fotografie, che sono il filo conduttore di questa comunicazione all'interno della nostra struttura, all'interno della Moresca. Anche nelle camere ci sono poi queste rappresentazioni. E le foto sono fatte da un grande artista siciliano, che è Leone,
che è anche lui un vanto della cultura siciliana, un grande artista. Noi ringraziamo Carlo Maria Grassi per l'ospitalità e invitiamo tutti, sicuramente, se vogliono sostare a Ragusa Marina, ma avere quell'odore di magia, di gusto siciliano, sicuramente ad alloggiare alla Maison des Charmes, alla Moresca. Grazie, benvenuti. Grazie.